Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di una serie di film, non di un film solo, perché tanto non serve poi così tanto tempo, penso, per parlare dello stesso film ripetuto più volte. Stiamo parlando di La Notte del Giudizio. Allora, come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Questa volta, siccome dovrei fare un voto per ogni film, darò un voto unico e vaffanculo, stringendo un po' tutti quanti insieme, giudicando la saga, diciamo. Allora, partiamo con il primo, quello che ha iniziato tutto, quello che ha portato la novità. Infatti, a dir la verità, come posso dire, il primo è secondo me quello più decente. Per chi non lo sapesse, la trama è: siccome vogliono combattere la criminalità in America, mettono un giorno l'anno, anzi una notte l'anno, in cui ogni reato è lecito, qualsiasi cosa. Solo che comunque lasciano che qualsiasi tranne tipo fare un colpo di stato, uccidere politici, insomma è una presa per il culo. Alla fine è tipo un facciamo ammazzare tra loro i poveri così se sfogano e vaffanculo, noi ricchi stiamo bene. E il primo, questo fattore politico non lo esplora quasi per niente, è solo una storiella di questa famiglia che viene attaccata durante la notte e deve sopravvivere da questi pazzi che durante la notte appunto vanno ad ammazzare gente. Ci sta, è un horror normale, con le classiche cazzate da horror, ma ci sta, cioè nel senso il film regge abbastanza botta, cioè nel senso io... Ecco, magari do un voto per ogni film e poi faccio la media dei film. Ci sta. E come posso dire, io gli darei al primo tipo un 6, ma un 6 proprio sufficienza precisa. Se volete guardarvi una cazzata, ve la guardate, è un horror in più da vedere, ciao. Però mettiamoci anche in conto che era anche l'hype della cosa nuova, cioè dell'idea della Notte del Giudizio, quindi ha dato dei voti in più, magari anche a delle carenze che ci sono anche nel primo. Andando avanti, hanno cominciato a sfornare film interi di la stessa cosa, praticamente tutto uguale. Il problema è che in questi film però ce ne sta uno in cui parla tipo di come hanno deciso di mettere questa Notte del Giudizio, questo sfogo. Ce ne sta un altro che parla di due tizi a cazzo, un'altra ancora uguale, e poi c'è l'ultimo che è tipo, penso, l'unico altro che si salva, che è Per Sempre, cioè La Notte del Giudizio Per Sempre, che praticamente tutti quanti si stufano e dicono, danno tutti de matto e cominciano a dire, no, vaffanculo, se ci potremo sfogare la notte, ci possiamo sfogare tutto l'anno, e c'è tipo guerra civile per gli Stati Uniti. Il fatto è questo però, che secondo me hanno sbagliato. Allora, come in ogni cosa, perché prendono sempre i più deficienti per fare le cose, ci sono tipo due vie, ok? Trama sensata, trama del cazzo per allungare il brodo, che facciamo giusto per vendere. Secondo voi qual è che scelgono sempre? La trama del cazzo per vendere, perché la trama sensata in questa serie era palesemente prendere in mano quella cosa del fattore politico e far vedere come si sviluppavano, insomma, nell'arco degli anni questi fattori politici, questa guerra civile, perché comunque c'è già dall'inizio una resistenza, già dal secondo mi pare, o dalla fine del primo addirittura, un tizio che dice no, questo è sbagliato, fammi vedere come lottano contro la violenza. No, quello ogni tanto ci mettiamo uno sprazzo in ogni film completamente sconnesso, con personaggi pure diversi, perché
non si sa quello che fine ha fatto il secondo, quello del secondo che praticamente stava cercando di fare una rivoluzione, si vede solo nel secondo. Nel terzo ce n'è un altro che dice no, ci dobbiamo ribellare, si vede solo nel terzo. Nel quarto ce ne sta un altro ancora. Porca troia, ma fammi vedere come risolvete questa situazione. Alla fine non la risolvono a quanto pare, perché comunque il quarto, mi pare che è l'ultimo, vabbè, insomma, quello per sempre, parla proprio del fatto di come tutto quanto va in malora e gli Stati Uniti cadono in guerra civile, praticamente. Ci sta. È l'unica cosa canonica, penso, di tutto quello che succede dal primo fino all'ultimo. Perché tutto il resto sono storielle del cazzo, inutili, da guardare se proprio non avete nulla da vedere. E quindi come trame io, ragazzi, a tutti quanti quelli che non sono il primo e l'ultimo do un 2, assolutamente. All'ultimo do un 6, dai, pure all'ultimo. Dai, ci sta, ci può stare. Allora, è inutile che io parli dei personaggi. Tanto avete già capito che i personaggi non sono il punto forte, come in qualsiasi horror. Praticamente, cazzo, dai. E quindi non darò un voto in base ai personaggi, non ne parlerò nemmeno. L'obiettivo, secondo me, era portare una nuova saga in stile Final Destination, in stile Saw. E non ci sono riusciti manco per il cazzo, perché comunque, cioè, voi conoscete qualcuno che paga soldi per andare al cinema a guardare The Purge? Che in inglese dovrebbe essere così? E io no. Cioè, non vedo neanche nessuno che recensisce questa cosa in italiano, cioè, è veramente una cazzata. Ah, per di più l'ultimo è una critica, ma neanche troppo velata, cioè proprio palese, a Trump. Perché c'è il muro tra il Messico e l'America. Però vabbè, fa troppo ridere questa cosa, quindi anzi l'ho apprezzata. E quello che fa pure più ridere è che, indovinate dov'è che comincia la rivoluzione, cioè la guerra civile per diventare tutti pazzi malati che ammazzano gente? In Texas, per forza, perché, cioè, voglio dire, che dove altro poteva succedere? Quindi ci sta. E quindi come obiettivo vaffanculo, non l'hanno, come serie completa, non hanno proprio buttato nel cesso un bel potenziale, secondo me, che poteva tirare fuori una serie horror carina, ma vaffanculo, cioè per l'ennesima volta date i soldi ai cretini, date i soldi a me e vi faccio veramente qualcosa di meglio, e non perché sono bravo, ripeto sempre, ma semplicemente perché voi le fate proprio col culo le cose. E quindi, ragazzi, io come voto alla serie, facciamo che i film sono 4, 6-6-2-2, cioè che volete che cazzo vi do, un 3,5, perché l'hanno proprio buttata nel cesso, tutta la ciccia che c'era dentro questa serie nascente. Quindi ci vediamo al prossimo video, che sarà un doppiaggio di uno dei film, sempre se riesco a trovare un dialogo carino che non sia oh, ah, oh cabron, ah, vaffanculo, e quindi non lo so, forse c'è un, non so neanche se c'è un dialogo in questo film, no vabbè, scherzo, comunque sarà difficile però trovarlo, lo ammetto. A venerdì.